Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore, i primi cori dei tifosi, la consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Vecchio torneo, nuova edizione, stessa altalena di emozioni. Allacciate bene le cinture, mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. E si comincia. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Cuadrado, un calciatore che gioca a una velocità pazzesca, non ha paura di nulla e punta sempre l'uomo. È sempre interessante scoprire cosa fa quando ha il pallone tra i piedi, perché è imprevedibile. Buon giocatore, non c'è dubbio. Conclusione. Alessandro, Locatelli, cerca l'uomo là davanti, Dybala, riceve il passaggio, Douglas Santos, è davvero una bella serie di passaggi questa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Rabiot. La Juventus cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. C'è il cross. Va di testa! Non è riuscito a metterla dentro. Lo Zenit San Pietroburgo deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Douglas Santos. E trova bene il compagno. Non riesce a mantenere il possesso. Giuba. Vuole la profondità. Occasione da rete. E c'è il gol dello Zenit. Prima rete per lo Zenit di San Pietroburgo. Solo. Cosa possiamo aggiungere? Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. A 0 dunque. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Chiesa. Alessandro. Può crossare in aria. Riceve in ottima posizione. Può concludere. Si fa trovare al posto giusto e allontana.
Chiesa. Vediamo se può capitalizzare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Rakischi, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Pallone lungo in verticale. Tocco preciso. Rabiot. Giuba, autore di un assist oggi. Alessandro. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Alessandro. Bella azione sulla corsia di sinistra. Alessandro prova a salire sulla fascia sinistra. Cross verso il c'è. Ottimo salvataggio. Allontana il pericolo. Arthur. Bella palla. Qui cercherà il tiro. La gioca lì. Tenta nuovamente. E insaccano. E la Juventus pareggia. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Si riparte, di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Riceve un pallone interessante. Preferisce il retropassaggio. Dybala! Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione e ripetizione su entrambi i fronti. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. La Juventus ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Cerca il parata di Szczęsny. Arthur. Attenzione, prova il tiro! Colpisce il lungo portiere battuto! Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Arthur. Cuadrado. Arthur. Riceve la palla. Possibilità di tiro. Che bella parata! Decidono di giocarla all'indietro. Douglas Santos.
a sinistra con il passaggio. Hanno ottenuto un fallo laterale. Alla peggio nello scontro di forza. Rakischi la gioca corta. Vediamo se crossa. Chance per tirare. Arthur. Rabiot. Scodella in avanti. Ecco Dybala. Passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. No, troppo lungo il passaggio. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Non può sbagliare. Quando è... Ecco il tiro! E non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Ultimi controlli a bordo campo. Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Rakischi. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Due sostituzioni in rapida successione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Dybala. Ken. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Possibilità. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Chiesa. Ken. Bella apertura. Giuba. E l'arbitro dice che può bastare e cominciano dunque con un pareggio. Certo non è una vittoria,